Bentornati picciotti in questo nuovo video di Fangamers e Pokémon con le armi o Ark con i Pokémon o Palemon o Palleworld o comunque come cavolo lo chiamate. La volta scorsa ragazzi il video è sopra di me, abbiamo fatto gli accoppiamenti, abbiamo sbloccato un sacco di super uova e abbiamo livellato la base al massimo. In questo episodio andremo a creare una base paurosa per quanto riguarda Carbone e Zolfo, non perdetevelo. È notte fonda in quel di Palworld e vediamo un recap della situazione. Sopra ci sono tutti gli accoppiamenti con le uova da schiudere che abbiamo fatto la volta scorsa. I ragazzi stanno dormendo, abbiamo qualche arma, però qua ci pushano sempre livelli più alti. Nel frattempo noi siamo arrivati ben livello 38, ecco, parlo di pushamenti, guarda qua, subito ad attaccarci. Volevo preparare qualcosa di difensivo, che sarebbe questo, tanto un po' di roba ce l'abbiamo, ne potremmo fare due. Uno qui, in parole, questo qua, struttura difensiva che può essere utilizzata in combattimento da un pal. Per usarla servono freccia. Se lasci i proiettili nel forziere, il pal la ricarica automaticamente. Non mi usciva la parola, ragazzi. Automaticamente. Quindi tu lasci una cosa di quest e i pal con la cosa manuale lanciano frecce. Secondo me è una figata. Secondo me una da piazzare qui. Mettiamo un forziere vicino. Che quelli là pushano sempre da qua, no? In teoria è già costruita. Adesso gli lasciamo un forziere vicino e voglio vedere cosa succede. Intanto ci stanno pushando. Gli metto un centinaio di frecce lì. È veloce, fratello, costruiamo. Dobbiamo essere veloci, capra. Veloce, stanno per arrivare. Dobbiamo fare un forziere. Qui. Torna qua. E poi dobbiamo mettergli un po' di frecce. Questo forziere, se facciamo così in teoria dovrebbero combattere. Oh cazzo, vediamo qualcuno che ha la manualità. Vediamo se combattono lì. Oh, però non va incazzato con me. Vabbè, va, capito. Ora ci sono tutte uova dell'accoppiamento. Dobbiamo andare a trovare questo posto perfetto per la base. Io un'idea ce l'avrei, però ve la faccio avere con certezza fra un po'. Tu la sfera ce l'hai per catturarla? Sì, non ho quelle ultra, ho quelle mega e qualche giga, però penso che ce l'avremmo fa. Oh, c'è un'anima di pal, perché non la vedi? Dungeon. Let's go. Quello dei draghi questo è, signori. Oh, guarda che bellino cucciolino mortino. Ma c'ha, non c'ha manco chissà quanta vita. Minchia la laggata. Solo a me lagga? No, sì. Perché? Ok, adesso non più. Questo lo scopriamo facile, mi sa. Sì, è già così fatto. Mi tira qualche laggatuccio. Occhio che se no te lo fai, mando, No, penso ancora di no, fra. 500 di vita. Lo richiamo adesso. No, no, si ha un attacco P. 300. Prendiamolo tipo a 100 di vita se riusciamo. Sì, sì. Ok, 68, basta, basta, 31 di vita, fra. Ma vai sereno, vai sereno. Ma vai sereno, bastava un altro colpo. 40%. Oh, 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 99, possiamo andarci. Quivern. GG, easy. Ah, finalmente olio di pal di alta qualità, e quello è buono. Sì, sì, era livello 23, era easy. Allora, dove dobbiamo andare? Qui, sì.
Aspetta, aspetta, fra, che io non sono un MK paro, non dimenticartelo mai. Sono dietro, infatti. Vieni qua con gli occhi, dammi un passaggio. Quindi io devo guardare bene i tasti che devo premere, capito? Ci sta. Ok, mi sembra la zona perfetta questa. Lo vedi perché abbiamo questi qua di carbone. Due, e quattro, sotto cinque, uno di metallo. Sotto uno di metallo. Questi bracconieri che minchia vogliono. Aspetta, guardo se è il punto che sapevo anch'io. Beh, a quelli pensaci tu. Sì, è quello il punto. E stai armando? Sì, qua che si suicidano, minchia. Ok, abbiamo la nostra base. La base è migliore per quanto riguarda il carbone, guarda, è bella grande. Una. E segheria. Le facciamo qua sotto. Gli metto un po' di cassa nel mezzo, di stoccaggio. Devi fare il campo di bacche prima. Guardalo lì, Ale, che dà le dritte. Ora faccio anche i campi, aspetta. Le casse. Uno. Due. Aspetta. Costruite, stronzi. Allora facciamo, devo fare pure i letti per i palla, devo fare un sacco di cose. Ma chi stanno attaccando a te? Spero di sì. Che qua io ancora non c'ho, manco gli occhi per piangere, quindi. Guarda che figa quella tartaruga! Uga, uga! Tartaruga! Questo è il primo colpo? Oh, Dig Toys! Trivella! Trivellali tutti. Ma è quello il boss che mi guarda? Cazzo ci guardi? Dove è finito sto tartarugone che ho pigliato? Ah, eccolo qua. Minchia, tre di roccia, lo metto qua in base. Che livello è Anubi? Che a livello 47, ma la solo star un... Ma perché vi cuccasto tutti, mannaggia vostre mamma? Ciao vaglia. Bravo, ma questi non vogliono sciavagliare. I pal senza letti saranno scontenti. Cazzi so. Allora. Letto per palle. Mi serve il legno, ovviamente. Ma questi qua non lavorano. Se togli magari ti faccio il letto, cogliona.
Ah, siamo riusciti a fare stiletti, almeno hanno i letti. I mangiatoi ce l'hanno pure. Dai, toglietevi dai maroni adesso. Ah, qua ci sarebbe, ci servirebbe qualcuno per irrigazione, ma... Cioè, ma qua li facciamo farmare e lavorare, cioè dobbiamo renderla tipo semplicemente autonoma, poi si vede per potenziarla, che dici? Andiamo con questi qua, qui, e qua dovremmo poter fare la nostra fornacella. Ok. Fornacella secondo me da fare qui. Secondo me va benissimo. Perfetto. Questa qua ci serve per fare lingotti raffinati. Oh, una tartaruga. Catturiamo la tartaruga. Oh, ma che attacco c'ha la tartaruga? No. Mannaggia puttana. Combattere vicino a casa, guardate che palle quello che succede. Andiamo a cercare l'altro. Cos'è quello? Non riuscirò mai a prenderlo mentre fai con tutti gli altri. Invece, e invece... Preso! Ho visto delle tartarughe! Comunque, tartarughe... Qua ce ne sono un bel po'. E orche. Sono quella che fanno di più... Ma quante frecce ho? Devo fare pure un po' di frecce. Oh, ho fatto doppio colpo. State calmi. Non vi posso catturare tutti. Oh! No, proprio una pippa nei fight. Così colpisco entrare. Ma si stanno macellando fra di loro. Mi segui. L'orca l'abbiamo presa. Dai, prendila e non rompere i maroni. Dai, 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 dai. Ho detto non rompere i maroni. Oh, un po' esagerando adesso. Un po' esagerando stai adesso. Bravo, entra. Adesso c'è un'altra. Così li mettiamo in base, ragazzi. Questi qua farmano a manetta. Sì, sperati, fratelli. Ai, ma perché mi sposto verso il sasso? Io sono proprio intelligente. Primo colpo, vai. 20% non è molto. Dai, 50. No, oh, l'abbiamo preso. Ok, oh, dove te ne vai, dai? Ma come stai cercando riposo? Fratelli, lavora. Così, mamma mia, questo è potentissimo. Sta qua? Ma siamo seri? Così proprio? Non scendere di nuovo sotto. Facciamo finta che te voglio mannaffa questo. Fammi vedere come sei forte. Ragazzi, ma è troppo OP. Tutte ste robe nelle tasche dovreste mai in qualche posto.
troppo forte. Facciamogli qualche altra piccola cassetta. Guardate lì che potenza. Oh, ti ho fatto la base del carbone, che vuoi di più? Poi dobbiamo sistemare un po' de porche, Pokémon che ci sono qua dentro, li ho messi un po' a caso, ma sono i miei. Allora, proviamo a entrare in questo dungeon. E a catturare sta stronza. Ma oh, guarda come spruzzeggio. Questa fa un sacco di roba. Questa volevo mettere in base. Però devo stare attento che la mia ammazza. Minchia quanti danni fa. Oh! Ragazzi, sto un po' concentrato. Un altro attacco alla mira, devo richiudere. Ok. Ora si piglia solo con me. Però 3,99 di vita. Faccio 20 di danno, un po' pochi. Più altro perché mi ha rotto lo scudo. Porco zio, risciata. Cazzus. Come mai era liscio così? Che mi scidica il... Io ragazzi non sono un MK paro. Mi colpisce da attraverso il coso. Vabbè, va. Capito, ci devo morire oggi. Ci rompere i maroni dentro là dentro, va. Quanto so pipa. Dai, 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 dai. Oh, stronza. Yeah, sei senza vita, dai, non rompere i maroni. 44 di vita c'hai. Forza, entra là dentro. Boom, baby. Ah, che sudata. Dai, andiamo a farcene un altro. Andiamo. Ho uno shiny vicino, eh? Andrei a Deli Fieldran. Chi è lo shiny qua vicino? È quello? Sì. Mi sono scordato che c'ho poca vita. Aspetta, sto concentrato. Cazzo fai, mi cacchi addosso.
cazzo fai? Give up, stronzo. Che mira di merda. Ed entra in questo porco figlio stronzo. Ma dai, fra un po' lo ammazzo e mi ha rotto i coglioni. Lo sto per ammazzare, ve lo dico. La prossima ammazzo. Entra. Non può entrare. Io e la mia mira de merda. E dai, fai il bravo. Cazzo. Mi sa che però non posso andare a fare l'altro boss. Però tanta roba intanto. Tanta roba intanto. Il boss dovrà qua sotto. No, no. Andiamo allo spostamento rapido. Le uova non sono ancora tutte schiuse. Qualcosina ha schiuso, qualcos'altro no. Quindi intanto schiudiamo questo super uovo gelido e vediamo cosa troviamo dentro. Un Cryolynx, super uovo scuro, vediamo cosa troviamo dentro. E poi dobbiamo vedere quelli dell'accoppiamento dello scorso episodio. Un Nox, ok. Accoppiamenti dello scorso episodio. Che sicuramente riusciremo a farli probabilmente stasera. Poi dice ancora 4 ore, speriamo di riuscirci stasera. I nostri Anubi sono nati? Che nell'episodio precedente, ragazzi, per chi se l'è perso su YouTube... Abbiamo fatto un bel po' di accoppiamenti. Mancano 2 minuti al primo che hai messo. Allora, il verdeggiante, fammelo vedere. Questo qua era dello scarabeo e dell'altro, se non sbaglio. Vediamo cosa esce fuori. Tu sai che cosa hai fatto. Elisa, abbiamo scoperto come fare le api, fra. Ah, è uscita la regina? Penso sia la regina. Porco zio, sono passato sopra il fuoco, mannaggia miseria. Vedi anche l'altro verdeggiante? Allora, è uscita Elisabeth. Elisabeth è più forte? No, Elisabeth però non fa... Non semina o che cosa? No, ormai è più scarsa. Non fa miele. No, semina 2, no, semina 2. Sì, ma non fa miele. Aspetta. Poi che altro avevo qua? Un altro verdeggiante gigante. Un'altra Elisabeth. Ottimo. Collezioniamo Elisabi. Un minuto per questo. Dammene una pure a me a sto punto. Che e 7 minuti per questo. Devo dare queste. No, perché butto le sfere, porca miseria. No, io me le prendo se le butto. L'ho buttato e l'ho persa. Allora, 1, 2, 3 e 4. Questi da chi le fatti accoppiare? Poi vedrai, tutti con l'incineram. Però con altri diversi. Ah, l'incineram è OP in parole a livello accoppiamento. Mica quante cose ne fa lui. Mamma mia. No, allora, ci vuole un botto a livellare. Metto queste uova qui, ok? Credimi che ci vuole un botto. E con quello ne ha fatto tutti i boss. Dopo che ho preso lui ho fatto tutti i boss con lui. Oh, ho messo tutte le uova qua. Ok, una schiusa è completa, uovo robusto. Dovrebbe essere il nostro Anubi? Oh. È nato Anubis. Potere della terra, sempre a dieta. Oh, esce OP. L'altro mancano 2 minuti. Sì, se lo so. È l'accompiamento di quello che abbiamo fatto nello scorso video. Buono questo. Buono, buono. Ok, ho messo le mie uova. Anubi ha tutte queste cose. Anubi, fra, se ne facciamo un bel po', non è neanche niente male. Io lo metterei nell'altra base, il mio Anubi. Per farlo livellare. Magari dopo lo metto pure il mio per livellare.
Ha pure 3 di roccia, 2 di sistemazione, 4 di lavori manuali. No, io me lo metto in mano. Suona malissimo detto così, però. Vedi che questo qua me lo cambio con Lunaris. Lunaris è ottimo. Aspetta, fammelo vedere che cosa c'ha Lunaris a parte la sistemazione. Io la uso per sistemazione. Allora, c'ha 3 di mano, una di foglie e una di che mette le cose apposta. Io la uso perché c'ha 3 di mano, me la porto sempre con me. Guarda come lavora velo, a 6 a 6 le fa le frecce. A 4 di mano, io Katniss portavo dietro di solito. Vabbè, Katniss però è pure forte ad attaccare, eh. Quindi... ragazzi, dobbiamo catturarlo? Ma Dark è già dentro? Sì, sono entrato. Pronti? Gli ho mandato il dio... il dio. Fammi mandare però a me il dio. Ra, già metà vita, già metà vita. Ragazzi, ragazzi, richiamate, già metà vita. Dark, tu togli che il tuo è potente. Dark, i tuoi sono troppo alti livello. Ma togli pure il tuo, togli 400? No, i miei sono bassi, sono livello 30. L'ho cambiato. Non c'entra, fanno un botto di danno. Scendiamolo sotto 100, raga. Occhio, io faccio solo 12 di danno. E io faccio 3. Uso solo le frecce arco triplo. Perché, scusa? 170. Ma manco, consumi solo frecce a fare 3 di danno. No, non importa. Così te lo scendo anche a 20. Se te lo scendi, te lo prendi più sicuro. Aspetta, lascia a me. 50, 47. Vai a colpire solo lui, Dark. Sposta, fermo, fermo. Che cazzo fa? Oh. No, ho sbagliato. Porco zio, che sbaglio tasti. Fermi, 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 fermi. Prova adesso. 40%. Li posso lanciare pure altri. 40, no, fermo, fermo, fermo. No, ma quando fa così lo prende lo stesso, fra. Sempre 43. Sì, ma è tanto, se te lo porti a uno te lo prende subito. Basta, c'ha 9 di vita, non te lo tocco più. Preso, bravo. Buono. GG. Andiamo a fare l'altro. È indolore. L'altro te lo devi prendere tu. Sì. Buono. È qua davanti, in questo laghetto qua. Quindi io vi dico una cosa, prendetevi l'uccello, andate sull'uccello e sparate da là. Dall'uccello? Sì. Attiratela verso la spiaggia. Magari. Sì. Io non la vedo. Vediamo. Comunque qua nel lago. Ti è uscito sulla mappa comunque, probabilmente. Sì. Dove? Attiratela qua dovete attirare, venite qua da me. Che si bugga vicino al muro là, di solito non riesce a salire. Questi sono due lupi qua. Bravi, qua. Fatemela prendere per favore. Ok? Sì, sì. Io tocco il mio. Togliati Pokémon. Li hai tolti tutti? Io faccio 30 di danno. Minchia, 46 in testa. A 55, fermi, non sparate. Vi faccio il 46 in testa. No, se vuoi faccio con l'arco e te l'abbasso io. No, ho il 46 sicuro. Lo riesco a vedere. No, non esagerare. Non la prendo da qua, dove si è ziccata? No, sta qua un buco, lascia stare, non preoccuparti. Poi se ne esce. Uscisse. Ma non la stai prendendo? No, a me dici che faccio uno di danno. Io l'ho fatto, a vedere se riuscivo a uscire di là. Vabbè, 65%, fravi. Sì, sì. Primo colpo. Preso. Vabbè, è pure a livello bassino comunque. Ottimo. Sì, ma vedi che è buona come acqua, irrigazione. Fa solo irrigazione. Se non altro sbaglio. Sì, ho beccato quella goffa. Che sfiga. Ma Dark, ma quell'uccello è più veloce di tutti. Mi ha detto molesto.
Fammi vedere, fammi vedere come si chiama. E dove l'ha preso? Te l'ho fatto io, uno di quelli, quei uovi che ti ho dato io, uno di questo. Era proprio vuoto. Anche voglio prendere uno di questi. Aspetta, aspetta, mi prendo uno di questi. Il bronchere. Ah, qua c'è un altro boss. Oh! Cazzo di Pokémon di merda, fra, il mio l'ho one shottato. No, quello me lo prendo io, quello. Ale, il mio l'ha one shottato. Sto bronchery. Dov'è il boss qua vicino? È un bronchery d'acqua. È là vicino a voi. Perché mi arrivo pure che mi sono perso. Sono andato ora, sì. Io stavo andando all'alto. Ah, forse questo qua è buggato. Non lo vedo. Penso più sul fondo della mancia. Qua, vabbè. Qua dovrebbe essere? Non c'è. No, se è d'acqua dovrebbe essere in qualche pozzo. E dove è? Aspetta, c'è una statua sopra? Sì, c'è pure una. Ah, ok, sta più sopra quella là. Qua dentro c'è l'entrata. Dove? Qua. Ah, per davanti o no? Arrivo. Ma Dark è a piedi? Sì. Ma qua dobbiamo scendere. Questa entrata era pure per un mercenario, tipo. No, c'è quel mercenario livello 40 che non lo puoi fare, ma non era questa l'entrata. Ma questo è un boss nascosto, in pro questo bronchery d'acqua. Ma? C'avete una luce? Che non vedo più, cazzo. No, io vedo, perché ho la lampada da passeggio. Aspetta, no, vieni, torna indietro che non ti vedo. Perché no? Perché non fai luce pure per me? Perché ce l'ho attaccata ai peli dello stipo. No, me devo fare pure una lampada di questa. Eccolo! Ciao, cucciolino! Minchia. Ho un regalo per te. Vieni. Ma che cazzo lo faccio ora? Vedo tutto scuro. Pure io vedevo scuro. Cioè, era solo mamma che aveva... Attento che questa coda mi sa che ti one shot con la coda. Mi devo fare pure la torcia quella. La coscia? E io penso di averla trovata in qualche cassa dei mercenari quella, forse manco l'ho fatta. Ti lascio il cavallo. Oh, tolgo il mio. Mi spara nel corpo. Io non vedo più niente. Fatelo voi. Ormai non vedo niente. C'è buggato il gioco. 230, 200. Non vedo niente. Non sparare. 50. Basta. Un colpo io, un colpo io. Basta, fermo, basta. Fermo, faccio 18 io, fra. Fidati. Ok, prendi. Togli il Tetris. Minchia, con la giga 15%, fra. 7 di vita, c'ha, non sbagliamo. No, io non faccio niente, io non sparo, non faccio niente. Questo mi consuma 10 giga, vuoi vedere? Con 7 di vita me le consuma, che stronzo. Se vuoi un'altra freccia c'è una... No, a 7 di vita, fra, eviterei. Ma le faccio 3 al massimo. Lo stesso, evita. Se mai ci scorreggi sopra e parti infiammabile. Dai, 46, 50, 99 preso. C'è una cassa qua. Nichilismo, c'ha. Che cos'è nichilismo? Globo draconico prezioso. Progetto per balestra. Ok, ma dobbiamo riuscire a uscire adesso. Sì, io seguo te che non vedo un cazzo. Ma è che doveva spawnare qua sul campo?
Così sembra che dove, come se fosse qua sul campo. Io guardo se c'è qualcosa sotto. Taverna dietro la cascata. Si chiama il posto dove sono io. Vieni da me. È sempre... Caverna dietro la cascata, diciamo che è un po' sgamato dove entrare. Sì. Sta andando al contrario. Ecco che è buio. È buio? Buio. Un po' sì. No, da me è full giorno. Com'è di là. Ma come cazzo che fanno così? A me è un cavallino cornuto. Sì, questo qua. È ottimo per fare accoppiamenti. No. 600 di vita, richiamate. Io già richiamato. Ho detto che lo prendo io, lui lancia la... No, lo sto prendendo io. Dai, no. te lo torno appena arriviamo a casa, fammelo prendere. Lo do appena arriviamo a casa, preso! Allora, facciamo il punto della situazione. A parte che mi passano robe di sopra. Questa base l'abbiamo sistemata. E vediamo quanto... Abbiamo fatto già 200 di carbone in pochissimo tempo. Tutto sta nel riempire il prima possibile la cava di pietra, che infatti dovrebbe essere tipo a 9900. Sì. Qua perché mi dice qualcuno ha appetito? L'albero ha appetito? Vabbè, problema suo. Il legno è pure messo bene. Qua abbiamo i raccolti, dove questi qua in parole lavorano sotto i raccolti. Sistemano tutto e fanno in modo che tutti mangiano. Abbiamo messo anche i letti, questi qua più grandi. Ne abbiamo messi solamente due. Non so se in futuro ne faremo altri. Se vediamo che nessuno cade in depressione e cose, non ha senso farli. E questa qua è la nostra base di carbone. Vi faccio vedere il punto esatto della mappa. È questo. Coordinate le vedete in basso a sinistra. Meno 158, meno 97. Meno 157, meno 94. Comunque la zona è questa. Vicino al boss dio egiziano cane Anubi. L'abbiamo preso anche noi, abbiamo fatto gli accoppiamenti, come avete visto. Vedrete altri accoppiamenti nei prossimi video, nonostante anche nel video precedente. Quindi direi che questa qui è la base migliore per il carbone. Poi se troveremo, guarda qua quanto ne fanno queste tartarughe, ragazzi, che comunque trovate qua in zona, no? Ne hanno fatto altri 50 così il tempo che io vi parlavo. Le trovate qua in zona. Catturatele, ragazzi. C'è qualche, abbiamo preso addirittura una pure che era shiny. Ricordatevi che per fare il carbone deve avere l'abilità mineraria a livello 3, se no il carbone non lo riesce a fare. Ok. L'altra base anche sta andando abbastanza avanti, anche se un pochino in questo video si vedrà, ve la faccio vedere. Eccola qui, anche qui abbiamo fatto una terme di lusso, qualche letto grande però che l'abbiamo nascosto dietro. E questo qua, non so come facciano a dormire qua sopra con un tronco d'albero che esce nel mezzo, però non sono problemi miei. E abbiamo fatto adesso anche la lattuga, la lattughina. Qua seminano tutti, lavorano e sopra si stanno accoppiando. Fate l'amore, non fai la guerra. Dobbiamo trovare qualcosa... Oh, l'hanno fatto un altro uovo, questi qua ragazzi sono tutti Anubi. Brava pecora, che si chiama, vedete il nome, Incincincincincia, e questo qua che continua a dormire da tutti i lati perché non vuole trombare più, non so che problemi c'ha, le Fidran. Continuano a fare uova robuste giganti, questi qua sono tutti Anubi, lo mettiamo qua e ci stanno veramente un botto. Questi non ce la fanno più, ma li togliamo, li abbiamo sfiniti, proviamo qualche altro accoppiamento magari. Oppure per stasera direi, visto che dobbiamo staccare. E il Fidran era il mio, giusto? La capra è il tuo. E visto che non abbiamo... Aspetta. Visto che non abbiamo tanto latte, io metterei sia il pollo sia l'altro. Tanto in teoria stufa ne abbiamo a chili. Quindi la pecora shiny la posso lasciare fuori. Posso mettere sia questo. La capra la posso prendere io o la vuoi tu?
Bene, toglila. E ce ne sono due capre. Ok, quindi ci serviva latte e uova. Uova c'è il pollo, non so perché ne sta facendo meno. Non si deve dare da fare, secondo me perché se le mangiano pure. La pecora invece l'abbiamo tolta, ragazzi, perché abbiamo veramente tanta lana e stoffa al momento. Quindi le altre vedremo di farle dopo. Però non ha veramente senso farne ancora. Questa è la situazione. Abbiamo cominciato a fare i generatori elettrici, abbiamo fatto altre armi, abbiamo fatto tanti boss. Siamo veramente a buon punto in questo gioco. Se avete qualunque tipo di suggerimento, ragazzi, fate in chat. Comunque non perdetevi le live su Twitch tutti i pomeriggi. Comunque avete la schedule sotto nelle info. E per vedere tutti i prossimi accoppiamenti, tutti i prossimi boss che faremo. Picciotti miei, quindi per questo video è tutto. Scusate se ho acceso tutte le lampadine, ma era più che altro per svegliarmi perché è mezzanotte passata. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, seguimi tutti i link che trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video con Ark con i Pokémon o Pokémon con le armi, il vostro FamGamers.